Ecco, do il benvenuto a Sergio, abbiamo qualcun altro che si è, a Stefania, che si è collegato. E se attraverso la chat, dicevo, mi date un feedback, so che mi vedete e ascoltate bene. Viceversa, potete scrivermi se avete qualche problema, potrò aiutarvi a risolverlo. Grazie. Benvenuti, abbiamo Mauro che si è collegato adesso, Giambattista, Alba, buonasera a tutti, prego di prendere confidenza col pannello di controllo e quindi ricordo che è possibile quando lo chiederemo, quando apriremo le domande, alzare la manina cliccando sull'apposita icona e quindi aprirò il collegamento audio e se provvisti di un microfono potrete tranquillamente essere in linea ed essere ascoltati da tutti. E poi lo strumento per poter dialogare insieme è la chat. Consiglio di scrivere a tutti, all'intero gruppo, o se avete problemi o domande specifiche a me più di tipo tecnico e al relatore, è possibile farlo scegliendo il messaggio. Scegliendo il destinatario del messaggio sulla apposita finestra che è in basso al pannello di controllo. Alcuni di voi utilizzano la funzione domande che è sul pannello di controllo. Vi ho suggerito di utilizzare la chat perché è più facile e se utilizzate la destinazione tutti intero gruppo, il messaggio a tutti intero gruppo, tutti quanti abbiamo la possibilità di leggere quello che scriverete. Vogliamo provare un attimo, se provate tutti quanti ad alzare la manina, così mi rendo conto se funziona correttamente e poi vi darò parola in modo tale che poi così potrò darvi parola senza problemi. Serena, ok, funziona perfettamente. Quando apriremo le domande o il dibattito, il primo che chiede parola avrà la possibilità, accendendo il proprio microfono, di poter parlare. Mauro funziona, grazie Mauro. Francesca Vitali, Giambattista, ok, Stefania, Sergio, siamo in tanti, riesco a pian piano a vedervi tutti. Benissimo, in modo tale che fra un po', puntuali, riusciremo ad attivare questo webinar che ricordo ha un'ora di lavoro insieme che spero possa essere di vostro gradimento, possa essere utile per la vostra attività professionale. Avremo tra qualche minuto Maurizio Testa, che è il relatore di oggi. Ci auguriamo poi di avervi in altre occasioni, altri webinar, che sarà nostra cura, informarvi. Francesca Vitali, ok, ha alzato la manina, perfetto, sembra che funzioni tutto perfettamente. Ecco, incominciano ad esserci le risposte sulla chat, vi fate una prova di utilizzo della chat, inviando a tutti un messaggio di saluto e di bentrovati, così vediamo se tutti quanti hanno individuato bene dov'è la chat e la destina il messaggio da inviare a tutti, oppure solo al sottoscritto, solo al relatore Maurizio Testa.
Va bene, io direi allora che Maurizio può collegarsi. Nel frattempo vedo che ci sono altri che si stanno collegando e quindi do il benvenuto. Ripeto, vi consiglio di non utilizzare l'utilities domande sul pannello di controllo, ma di utilizzare la chat che è in basso al pannello di controllo. Se non l'avete chiusa, se l'avete chiusa, potete aprirla con l'iconcina che è alla stessa altezza, alla stessa riga della scritta chat alla vostra destra. Io sono Ettore Ruggero e tra un po' avrò il piacere di introdurvi a questo webinar sul tema Il turismo esperienziale professionale, da forza al tuo incoming, organizzato dalla nostra associazione Artes e con relatore Maurizio Testa. Va bene, allora Maurizio, se sei pronto puoi collegarti. Purtroppo c'è un problema tecnico per cui anche io sono con il titolo Maurizio Testa, ma buonasera a tutti, io sono Ettore e Maurizio lo vedete qui collegato, che è pronto per attivarsi in questa chiacchierata insieme a tutti quanti voi. Siamo tanti, per cui poi anche quando vi chiederemo di poter intervenire, alzate la manina e vedrò di dare parola ad uno ad uno. Perfetto, Gian Battista, buonasera. Quindi bene. Allora, Maurizio, tu ci senti e ci vedi bene? Buongiorno a tutti, sono Maurizio Testa, grazie per essere intervenuti a questo webinar della Artes Academy, di cui Ettore, tra l'altro, è il coordinatore e che ringrazio per l'organizzazione di questo pomeriggio. Perfetto, allora abbiamo molti altri che avevano mandato l'iscrizione, ma noi abbiamo tempi contingentati, il tempo è prezioso per tutti quanti noi, quindi io direi proprio di iniziare. Allora, un po' di informazioni tecniche sull'uso specifico dello strumento GoToWebinar ve l'ho dato. Avete il pannello di controllo, avete la possibilità di sistemarvi come meglio credete. Il video, i due video, perché vedrete me e Maurizio, e soprattutto la parte di condivisione delle slide che vedremo insieme. Vi consiglio poi, o tutto sulla vostra destra o tutto sulla vostra sinistra, di posizionare il pannello di controllo aperto, in particolare con gli strumenti della chat e gli strumenti legati alla richiesta di parola, che è la manina che trovate vicino a voi sul vostro nome, e poi in particolare l'utilities sondaggi che verrà attivata non appena vi darò l'ok. Vedremo insieme, dovrete compilare delle domande molto veloci e poi insieme avremo un riscontro delle risposte che darete, le commenteremo insieme. Allora, il turismo esperienziale professionale, di che cosa si tratta? Lo conosciamo oggi direttamente da Maurizio, che è l'ideatore, il fondatore della nostra iniziativa. A te la parola. Brevemente, Maurizio coordina il progetto Artes. Si è laureato in fisica, è un imprenditore con un passato in diverse multinazionali e quindi ha messo in campo tutta la sua caratteristica di creativo e di innovatore e l'ha trasferita anche nel settore del turismo, come vedremo, con una particolare idea e modalità che può rendere l'Italia veramente competitiva in questo settore. A te la parola, Maurizio, e grazie di Grazie, essere con noi stasera. grazie mille Ettore, grazie ancora appunto a tutti voi per essere qui con noi. Cominceremo subito con un dato che probabilmente tutti conoscete, ma per chi non lo conoscesse lo mettiamo su questa slide. Allora, cominciamo a parlare del turismo in senso generale come mercato che è attrattivo.
Parliamo di turismo attrattivo perché tanti anni fa chi si spostava erano molto pochi e a quell'epoca eravamo il numero uno nella classifica mondiale come Italia, l'unico posto desiderato al mondo. Quando nel 1950 si spostavano pochi milioni di viaggiatori in ogni anno, nel corso di una cinquantina d'anni siamo arrivati a 1 e 2 miliardi di viaggi all'anno nel 2015. Attenzione, stiamo parlando di viaggi e non di viaggiatori, siccome molti viaggiatori fanno più viaggi in un anno, il numero di viaggiatori è una parte di questo 1 e 2 miliardi. Ma quello che ci interessa, sapere è che le proiezioni sono in forte crescita, si parla addirittura nel 2030, che non è poi così distante, addirittura 1,8 miliardi. Quindi la prima notizia che vogliamo condividere è che in generale il mercato del turismo, il mercato di chi si sposta sia per leisure ma sia per business traveler, e comunque poi a destinazione avrà dei momenti di incontro di tipo turistico, eccetera, è in aumento del 4,4% all'anno. Quindi cominciamo a dire che il turismo è un settore che cresce. E crescere del 4,4% al giorno d'oggi non è poco. Quindi vuol dire che gli investimenti qua arriveranno. I motivi sono molti, ma lo sviluppo dei cinesi, del mondo indiano, del mondo asiatico, eccetera, ma i motivi sono tanti, ma la realtà è questa. Una seconda informazione che ci interessa vedere è questo che dice, ma cosa vogliono i turisti che viaggiano? Allora, questo è il rapporto di TripAdvisor forse di 1 o 2 anni fa, in cui si evidenziava come il 55% dei viaggiatori dichiara che desidera vivere esperienze uniche e interessanti. Il 36% dichiara che dei viaggiatori dichiara che desidera calarsi nella vita e nella cultura locale. C'è quindi uno shift crescente, questo mercato che noi chiamiamo il mercato dell'esperienziale, di chi vuole immedesimarsi nella destinazione, o il mercato del cosiddetto consumatore, o per dire all'inglese il mercato del prosumer, dove il proactive consumer, appunto il prosumer, non è solo un fruitore, ma lui stesso è il produttore del bene che acquista. Ora, oggi non faremo un discorso di marketing strategico e di analisi di cosa sia il prosumer rispetto al consumer, perché diciamo che è un fenomeno che sta diventando concretezza in vari mercati. Però nel turismo sicuramente questo porta a delle variazioni significative nelle modalità con cui l'offerta turistica deve essere erogata e offerta e presentata se vogliamo attirare questo tipo di viaggiatori. Ecco, c'è da dire che fino ad oggi l'Italia non ha brillato da questo punto di vista. Infatti, abbondanti quote di mercato sono andate in Francia, che già era molto forte, ma anche in Spagna, che ci ha superato nella classifica mondiale, facendo veramente molto bene sul tema del turismo esperienziale, con tutta una serie di metodiche da cui possiamo solo imparare. Oggi la Spagna, che ha un PIL complessivo che è la metà di quello italiano, ci ha superato nello specifico mercato del turismo. Allora, che cos'è il turismo esperienziale? Guardate, qui potremmo scrivere i libri, io vi proporrei questa semplicissima definizione. Il turismo esperienziale è quel turismo dove i turisti o i viaggiatori mettono le mani in pasta, cioè sono coinvolti e diventano protagonisti di quello che stanno vivendo. Quindi non sono più sono semplicemente delle persone accompagnate a vedere, a sentire, ad ascoltare, a guardare, ma sono loro stessi i protagonisti che fanno, imparano, realizzano, condividono, collaborano nelle infinite modalità con cui questo può avvenire. Allora, se questa slide successiva cosa ci dice? Che se il turismo di massa ci propone le solite cose, dove solite cose è un po' generico, allora diciamo che il turismo di massa probabilmente è un 60% ancora di un turismo, ma molto rapidamente sta emergendo un mercato del turismo esperienziale in senso lato, che segue le passioni e i gusti dove ognuno ha il suo. Abbiamo fatto una media, quindi quel 55-36, diciamo un 40% di questo mercato desidera essere protagonista.
però cosa succede? Che ognuno ha le proprie passioni. Quindi, mentre è chiaro che io vado a Venezia, vado a Firenze, vado a Roma, vedo il Colosseo e sento la solita solfa, il prodotto è sempre quello, nel momento in cui desidero come turista vivere un'esperienza unica, memorabile, che va a soddisfare delle molle interiori più profonde, più vere, più autentiche, allora andiamo a toccare la differenza tra gli esseri umani. Per cui qui non si parla più di un mercato. Da una parte parlavamo di mercati di massa, da questa parte dobbiamo parlare di massa di mercati. Cioè, da mercati in cui si propone cose commodity, tutte uguali, e cominciamo già a parlare per la distribuzione, diventa un incubo perché i margini diminuiscono, come in tutti i mercati di massa, i margini diminuiscono, sicuramente internet la farà o se non già la fa da padrone lo farà, quindi l'aereo si compra ormai quasi solo su internet, eccetera. Quando siamo invece nella categoria delle passioni, dell'esperienza, andiamo a soddisfare micromercati molto diversi tra di loro e quindi non parliamo più di mercato di massa, ma di numerosità di mercati, il che quindi una enormità di nicchie dove dobbiamo cercare di capire che cosa può servire, che possa interessare al nostro cliente. Maurizio, mi sembra che la cosa sta diventando molto interessante. Se ci spieghi meglio appunto questo passaggio dai mercati di massa a una massa di mercati nei quali poi la nostra proposta trova la sua concretizzazione Allora, e le nostre grazie. nicchie. Allora, grazie per lo spunto. Effettivamente cerco di dare un attimo di contenuto a questo specifico tema parlando del concetto della coda lunga. Ecco, non so quanti di voi siano familiari su questi termini, scusate, per chi è già familiare, mi chiedo scusa, per chi invece sente questi ragionamenti per la prima volta, cerco di essere comunque sintetico, ma di andare al punto. Allora, normalmente i mercati di massa. Prendessimo un magazzino, un supermercato, sono quelli dove i codici, il 20% dei codici va a fare l'80% del fatturato. Quindi con pochi codici io faccio gran parte del fatturato. Ora, siccome i codici sono venduti appunto in una logica di massa, la concorrenza porta ad avere prezzi molto bassi e margini molto bassi. Nel mercato invece di valore, dove io soddisfo tanti bisogni diversi, si pone il problema di avere tanti codici, cosiddetti basso rotanti, cioè ogni codice in sé viene venduto poche volte, però di quel codice ci sono magari 50 sfumature diverse, per cui alla fine la sommatoria fa grossi volumi. Ecco, questi sono mercati di valore, dove i prezzi sono un po' più alti, a volte anche molto più alti, di sicuro il margine è più alto. Comincio a dire queste cose perché sto parlando di margine di vendita, perché questo è un mercato che sempre privilegia la filiera. Quindi nel caso del turismo, quando si fanno prodotti di nicchia, è chiaro che la consulenza che può dare un'agenzia di viaggi, un tour operator specializzato, diventa strategica. Quindi sono prodotti pensati per la filiera. Difficile che uno li compri così in 448 da internet. Attenzione, non voglio demonizzare internet, ma voglio valorizzare il fenomeno appunto della consulenza. Il problema di questi mercati è che bisogna trovare metodi affinché la gestione di tanti codici non sia troppo costosa, perché voi mi insegnate che se vendo tanti bei codici diversi, ma poi i costi di gestione per realizzare il codice e supera il margine che porto a casa, per quanto il margine sia alto, mi ritrovo con dei prodotti che vanno in perdita. Per cui i mercati, ora parleremo del nostro caso, quindi del turismo, di come fare questo nel turismo, i mercati dove si è riusciti a fare questo hanno utilizzato molte tecnologie, metodi, processi, quindi si parla di logica di differenziazione industrializzata. Quindi qui il tema è, e vado alla prossima slide. Ecco, chiedo scusa qui. Maurizio, Sì? volevo solo dare il benvenuto a molti altri che nel frattempo si sono collegati: Claudio, Francesca, Frank, Giambattista, Elena, e mi auguro che tutti quanti ci possano vedere ed ascoltare. Io sono Ettore Ruggero, stava parlando un po' e ha introdotto il tema del turismo, che è un grande mercato e una grande opportunità per
gli operatori in Italia e appunto questa teoria, la teoria ultima della coda lunga, non so quando siete entrati in collegamento, che ci fa capire appunto la differenziazione del mercato e il come la nostra proposta si inserisce in questa nuova destrutturazione del mercato, che appunto è sempre meno di massa ed è sempre più di nicchie che sono legate a passioni ai bisogni, agli interessi, alle aspettative che ciascun turista o ciascun viaggiatore, così come preferiamo chiamarlo. Bene, allora ricordo a tutti quanti che con la chat è possibile dialogare. La chat è lo strumento che trovate in basso al pannello di controllo che dovrebbe essere sul vostro desktop. Quindi qualunque cosa potete inviare un messaggio a tutti o al sottoscritto o al relatore e vi rispondiamo immediatamente. Allora, Maurizio, se ci aiuti a capire qual è questa offerta diversa che il turismo nella sua dimensione globale oggi chiede, in particolare in Italia, e quindi che impatto ha su queste dinamiche del mercato quello che noi vogliamo proporre. Ecco, stavo dicendo che questi ragionamenti che stiamo facendo sono generali e il tema appunto posto qui all'attenzione è la necessità di sviluppare sistemi, e quindi sistema vuol dire cose fatte da più pezzi, da più attori, quindi ecco il tema della rete, il tema della collaborazione nel territorio, eccetera, in grado di soddisfare nicchie a seconda delle esigenze di ogni microcluster, microgruppo di clientela. Questo solo a patto che si riesca a sviluppare un processo industriale capace di minimizzare il costo di produzione e di gestione di ogni singolo codice. Quindi qui bisogna trovare dei meccanismi industriali, ovvero dei metodi, dei processi che ci rendano capaci di fare questo. Quindi, in buona sostanza, se vogliamo avere i flussi di nuovi turisti che oggi sono mandati dai tour operator americani in Francia o in Spagna, se li vogliamo riportare in Italia, quindi riprenderci le quote di mercato o una parte delle quote di mercato, dobbiamo trovare dei metodi e coalizzarci per realizzarli. Quindi andare al di là dell'aspetto improvvisato o frammentato in cui spesso siamo quando si parla di turismo esperienziale. Ecco, allora vediamo un pochettino. Certamente in Italia ci sono molte realtà che fanno un ottimo prodotto di incoming e chi frequenta le fiere, le varie conferenze incontra questi soggetti che da tanti anni fanno un sartoriale full su misura, mettendo dentro cose preziose interamente fatto a mano. Ora l'esempio del vestito non è messo a caso perché il vestito del sartoriale fatto a mano, mi sono informato, ha 8.000 punti. Fatti a mano 8.000, quindi è evidente che un vestito, se, facendo il paragone col viaggio, un viaggio sartoriale fatto in questo modo è per pochi. Quindi qui andiamo a intercettare la punta di un iceberg e che certamente porta a casa bei margini, bei fatturati, ma rimane per pochi e non crea quel meccanismo di generazione di flusso di incoming che invece ci interessa perché al di là del singolo tour operator che farà un lavoro, lo venderà, ci guadagnerà, c'è un obiettivo, lasciatemi dire, sociale, di creare valore per il territorio, quindi per l'indotto e per tutti quelli che ruotano intorno nel territorio. Si pone quindi il problema di creare quello che si chiama il semi-sartoriale, ovvero il su misura con la qualità che vuoi tu cliente, però prodotto, come dicevamo prima, con un metodo industriale. Ora, negli abiti questo già avviene da un po' di anni, ma non da tanti anni, perché diciamo che il sartoriale è diventato alla portata di più perché sono entrate le macchine, le tecnologie, quelle che io ho un sarto, e parlo quindi a ragion veduta, che mi fa i vestiti su misura, ma poi ha delle macchine da taglio e con le macchine mi fa il vestito, però il materiale è quello che ho scelto io e il vestito è su misura per me, però mi costa forse 10 volte di meno del vestito sartoriale che era per pochi. Quindi
Quindi si tratta anche nel turismo di creare dei meccanismi di produzione, di offerta in linea con l'aspettativa, quindi di nicchia, molto profonda, molto bella, molto emozionale, molto personalizzata, dove il turista è protagonista, che sia alla portata di tutti. E quindi nasce l'esigenza di creare un processo industriale. E quindi mettiamo da parte un attimo questo pensiero, poi lo riprenderemo. Ecco, a questo Maurizio, punto. prima di vedere come sta cambiando il mercato, anche per aiutarci un po' tutti quanti a conoscerci, vediamo, attiviamo adesso un breve sondaggio. Io vi chiederò che tipo di attività vi rappresenta. Sono due batterie di domande. Facciamo la prima: che tipo di attività ti rappresenta? Ovviamente potete solo rispondere ad una delle diverse risposte che vedete e poi facciamo l'altro. Ok? Quindi se vi attivate col primo sondaggio in modo tale da poter acquisire tutte le vostre risposte, poi avremo modo più in là di commentare un po' i risultati. Quindi se siete un tour operator o un'agenzia o entrambi, un professionista del turismo o altro. E state rispondendo benissimo, perfetto. Siete bravissimi, avete quasi tutti votato. Attendiamo qualcun altro, sempre sul sondaggio. Bene, manca ancora qualcuno, così poi chiudiamo il sondaggio e questo primo sondaggio passiamo al secondo. Ci si è un po' divisi, adesso lo possiamo commentare già subito. Abbiamo il 15% che sono agenzie viaggi, il 10% siete tour operator, il 15% siete entrambi, il 20% i professionisti del turismo e poi il 40% altro. Sarà importante poi nel dibattito conoscere appunto le altre tipologie presenti. Bene, mi sembra che avete votato quasi tutti, avete risposto quasi tutti. E allora proviamo a passare al secondo sondaggio. E allora, qual è il profilo che più vi rappresenta? Se fate solo outgoing, ma vorreste iniziare con l'incoming, se l'incoming che fate vorreste fosse più esperienziale e così via. Sempre una domanda per parte, così vediamo un pochino i risultati, poi magari sarà utile commentarli anche con Maurizio. Hanno iniziato a votare, si sta delineando una situazione in cui quasi la metà di voi fa solo incoming. Ma vorreste che fosse più esperienziale. Molti fanno tailor-made già e quindi sarà utile un confronto su questo. Vediamo se ancora manca qualche altra risposta. Invito quanti dovessero ancora farlo a rispondere il più velocemente possibile, così poi posso passare la parola a Maurizio e andare avanti con il nostro dialogo. Bene, mi sembra che siano venute fuori delle cose interessanti, poi avremo modo di dare i dati definitivi, fra qualche minuto. E allora, Maurizio, a te la parola per continuare, dopo aver, compreso come stiamo provando a fare qualcosa di semi-sartoriale, di tailor-made, vediamo come questo impatta un mercato che sta fortemente cambiando, stavi dicendo, vero? Sì, allora la domanda che vorrei porre e a cui cerco di dare una risposta secondo una lettura, non è detto che la risposta sia esaustiva, noi abbiamo creato tutto un progetto che di fatto avrebbe lo scopo di dare una risposta a questa domanda, perché il mercato sta cambiando. Allora, e quindi qui mi sposto su argomenti che potrebbero sembrare un po' naif.
Allora, cominciamo a dire che è percezione forse di tutti che abbiamo scoperto dopo tanti decenni di lotta ad avere che avere non dà la felicità, i soldi non danno la felicità. Lo dice un sondaggio fatto a livello mondiale da un gruppo di studiosi, quindi questa non è un'opinione, questo strano sondaggio che misura il reddito, anzi scusate, misura la felicità in funzione del reddito pro capite medio di una nazione. Quindi facendo la famosa media delle medie delle medie, questa curva che si chiama Happiness Kuznets Curve ci dice che i paesi, nei paesi è chiaro che se c'è la miseria, quindi se il reddito è poco, e siamo qua, vediamo un po' se riesco a fare con l'evidenziatore, se siamo qui, qui nella miseria la felicità non c'è. D'altra parte, qui si vede che chi è molto ricco, la felicità diminuisce più lentamente. Allora, guardate, qui si potrebbe stare una settimana a discutere, ci sono persone che fanno corsi solo su questo, ma il tema della felicità è un tema profondo, esistenziale, ma che oggi riteniamo abbia un forte impatto sul business. Perché? Come mai la felicità, c'è cioè un punto in cui sembra essere massima? Felicità percepita chiaramente, e poi più abbiamo e meno siamo contenti. La risposta che io cerco adesso di dare, ecco, è la seguente, che l'uomo, al di là di quello che uno può credere, al di là che uno può essere musulmano, buddista, cattolico, protestante, ateo, ma la realtà è che l'uomo è fatto per essere felice nel rapporto di reciprocità con altri. Cioè, se io vivo dei rapporti, delle relazioni di reciprocità significative, questo crea un forte benessere. Ora, negli ultimi, diciamo, nel post-guerra, dopo gli anni 70, dagli anni 80 in poi, noi abbiamo sperimentato, specialmente anche in Europa, il mondo del consumismo che non c'era prima. Ecco, io comincio ad avere qualche anno in più forse di molti dei presenti e ricordo molto bene che negli anni 70 eravamo tutti molto magri e diciamo c'era più solidarietà, le persone pur con tanti problemi, ma la gente aveva più un senso del comune. Ecco, negli ultimi anni questo è calato. La gente però sta comprendendo che la mancanza delle relazioni, la mancanza di puntare solo all'avere, solo alla finanza, solo, è un punto di debolezza e quindi c'è una forte ricerca di autenticità, di immedesimarsi. E il fatto è che prima lo facevamo sulla casa nostra, ora noi percepiamo il mondo come la casa nostra. Per cui ecco che il viaggio diventa il momento in cui io mi immedesimo con altri me, con altri esseri umani, in altri contesti che sono diversi dai miei abituali, dove non mi basta vedere il Colosseo, dove voglio vivere con i romani. Voglio diventare romano perché voglio riappropriarmi di un bene relazionale che mediamente negli ultimi 20-30 anni è un po' mancato. Quindi il mercato, sembra brutto dirlo così, ma è la realtà, cioè esistono dei mercati che ruotano intorno alla produzione di beni relazionali. Ora, il turismo è il mercato principe perché il turismo, nell'accezione nostra, sono persone che accolgono persone. Quindi questi mercati saranno i mercati del futuro. E non sto a parlare del welfare, non sto a parlare del cibo in senso lato, cioè ci sono molti mercati che punteranno su tutta questa cosa della relazione. Quindi il turismo forse è anche un coacervo dove tutto questo va insieme. Infatti nel turismo esperienziale noi sappiamo che non si va solamente a vedere un quadro, ma forse si dipinge un quadro, forse si impara una lezione di cucina, forse si impara a fare un pezzo di artigianato. Forse si canta una canzone con il coro di quel paesino, cioè si diventa uno del posto con una metodologia di immersione che va tutta inventata. Allora, questo è quello che sembra mancare, da qui la domanda, e da qui la domanda appunto che poi misuriamo con il TripAdvisor. Quindi se il mondo odierno ha bisogno di più felicità, l'uomo vuole la felicità in senso assoluto. L'ha cercata per anni nell'avere la macchina più bella, le cose più belle, e capisce che non è la macchina più bella che gliela dà. Ma la felicità viene dalle relazioni di reciprocità. Allora serve un ecosistema capace di produrre beni relazionali. Vedete che parlo di ecosistema, non è una persona solo, è un sistema. Chiaro che se uno fa un viaggio in Italia è probabile che troverà qualche cosa dove noi italiani abbiamo una marcia in più.
L'italiano, spero che tutti i presenti saranno d'accordo, mi spiace non vedere i vostri volti per capire se vi trovate d'accordo, ma noi siamo famosi in tutto il mondo, non solo perché abbiamo il 70% di risorse culturali e cose meravigliose, ma perché siamo un popolo che piace, con tutti i difetti che abbiamo, di cui ci accusano, ma abbiamo tanti l'empatia, l'accoglienza, il sorriso, la familiarità, sono Italia. Quindi ci sono club di amanti dell'Italia e non sono oriundi in tutto il mondo. C'è gente che sogna di venire in Italia. L'altro giorno parlavo con un tour operator peruviano che ha detto: ok, con i prodotti artesi, di cui poi magari accenneremo qualcosa, finalmente posso portare i miei turisti in Italia, perché fino adesso non ho potuto evitare di mandarli in Francia o in Spagna, perché quello che cercavano in Italia non lo trovavano. Ecco, quindi abbiamo probabilmente più di altre nazioni la possibilità di creare prodotti ad altissimo valore relazionale, che è quello di cui oggi c'è bisogno. Ecco, e chiaramente a questo punto uno direbbe: ma qual è la vocazione dell'Italia? E io, scusate se sono un po' ottimista, io dico: la nostra vocazione è fare felice tutto il mondo. Qualcuno più illustre di me, che conto certamente molto poco da questo punto di vista, diceva che l'Italia deve diventare negli Stati Uniti d'Europa la stessa cosa che è la Florida negli Stati Uniti d'America. Cioè, la Florida è il paese della vacanza. Ecco, noi dobbiamo diventare il paese non solo della vacanza, ma dell'incontro, della felicità, non la felicità superficiale, ma la felicità dell'incontro tra persone che costruiscono un rapporto che dà valore più profondo. Ecco, noi parliamo di persone che incontrano persone. Adesso vorrei sapere come si fa a cancellare. Ecco qua, così. Persone che incontrano persone. Quindi capite che per fare un mestiere di questo tipo servono persone un po' speciali. Cioè, perché una relazione tra persone sia credibile, io non posso essere un mestierante. Quando viviamo l'esperienza, io devo essere genuino. È chiaro che lui è un cliente che mi ha pagato, ma l'intento è una cosa, una sfumatura, è un modo di essere. L'intento che devo avere nel mio cuore è quello che mi interessa cogliere lui. Certamente mi paga anche. Se ribalto questi fattori, il gioco cade, non sono più autentico. Si legge nei miei occhi che sto cercando di spennare qualcuno o di, insomma, portare a casa giustamente dei denari. Allora, qui devo mettere la persona al centro, in questo caso il nostro cliente, che diventa appunto consumatore, quindi consuma, è un consumatore che è attore, quindi produttore al tempo stesso. Ma rendiamoci anche conto che l'erogatore, quindi noi italiani che produciamo questo prodotto esperienziale, siamo a nostra volta fruitori dell'esperienza, perché siamo insieme in un incontro autentico, che è irripetibile, perché se l'incontro è non solo vedere il Colosseo o fare gli gnocchi alla romana, ma è aver incontrato Gino, il cuoco più simpatico del mondo, è chiaro che le persone che si incontrano rendono quell'incontro irripetibile, perché quelle persone non si incontreranno più un'altra volta. Ecco, questo mercato, è un mercato che ha dei valori che noi prendiamo da quello che si chiama l'economia civile, che voglio citare perché è un'economia che punta prima alla relazione e poi al fatto economico. È una questione di attimi, ma fanno la differenza. Quindi persone al centro, lo sviluppo di relazioni di reciprocità, dove il fatto economico, quindi profit, crea valore sociale. Così anticipo che l'azienda che noi abbiamo creato, che si chiama Artes SRL, SB, Società Benefit, nasce esattamente con questo scopo: creare valore economico e creare valore sociale. Dove il valore sociale non è solo creare lavoro per gli italiani, ma creare benessere relazionale per gli ospiti, che è un atto sociale. Grazie Maurizio, perché penso che sia stato molto utile fare riferimento ai valori che hanno, che sono alla base del nostro lavoro e della passione con cui lo stiamo facendo. Volevo condividere i risultati, dei primi due sondaggi. Il primo sondaggio, che tipo di attività ti rappresenta? Come vi anticipavo, il 10% di voi siete operatori, il 14% in agenzia di viaggi, 14% ancora entrambi e poi 19% professionisti del turismo, 43 altro. Avremo modo, mi auguro, poi di conoscerci
di capire in questi altri cosa si nasconde. Il secondo, invece, il profilo che più ti rappresenta, beh, facciamo solo pochi di voi fanno solo outgoing un 6%, il 50%, questo mi sembra il dato più significativo, fa solo incoming, ma vorrebbe che fosse più esperienziale, e poi gli altri dati li vedete con quindi questa propensione al tailor-made che è assolutamente in linea con quanto Maurizio diceva rispetto alle caratteristiche dei mercati che oggi dobbiamo affrontare insieme. Perfetto, allora mi sembra che è proprio un'opportunità che il turismo in Italia aspetta o quello su cui si può puntare. Anche qui io sono a Bari, si fa un gran parlare di turismo esperienziale negli ultimi anni, tutti quanti parlano di turismo esperienziale, però raccontaci qual è il modello che Artes ha messo a punto e come appunto gli standard che descrivono il modello e consentono di far vivere storie ed esperienze ai nostri ospiti, ai nostri viaggiatori, sono proprio in linea con il bisogno di cui si parlava prima, il bisogno di relazione. Allora, intanto ti faccio i complimenti per questa tua metodologia dei sondaggi, che come mi spiegherai come hai fatto, perché io non ho visto i risultati, ho ascoltato, ma mi sembra molto interessante. E ringrazio anche tutti quelli che hanno partecipato. Allora, stiamo facendo un percorso logico. Primo pezzo del ragionamento è: c'è un mercato che cresce. Dove c'è un mercato che cresce, tutti i finanziatori sono contenti. Quindi c'è spazio per creare nuova impresa. E c'è un cliente che domanda relazione, che domanda incontro, che domanda immersione nel locale. Allora abbiamo detto che noi italiani, forse, in questa prospettiva, dal punto di vista dei comportamenti, della relazione proprio col cliente finale, forse abbiamo in noi un vantaggio competitivo rispetto ad altre nazioni. Ora, il punto è che, vediamo se riesco ad andare avanti, qui è bloccato, non so perché. Scusate che vediamo. Chiedo scusa, per qualche motivo tu hai fatto qualcosa, Ettore, il mio No, schermo non va assolutamente. avanti. Vai avanti con la slide, con le slide. Allora, vediamo. Non va avanti. Ah, ecco qua, perfetto. Ce l'ho fatta. Ecco, Bene, bene, vai. Siamo allora. curiosi di capire un pochino Allora, a qui abbiamo parlato del dettaglio. mercato dal punto di vista dell'utente finale. Abbiamo parlato del discorso felicità e profitto, si aprono opportunità, ma vediamo che cosa, a nostro avviso, la lettura che noi diamo della domanda dell'intermediario, della distribuzione. Allora, se noi dobbiamo portare i flussi di turisti dall'estero all'Italia, attenzione che anche gli italiani sono un flusso che stiamo riportando in Italia. Oserei dire, e infatti poi ne parleremo, che l'incoming che sta sbocciando, il nuovo incoming, non è solo per il turista straniero, ma è per il turista italiano che di solito andava all'estero, perché per mille motivi che non stiamo qua a dire abbiamo un ritorno di fiamma dell'Italia. Però è chiaro che non possiamo dargli le sedie a sdraio di Rimini di 60 anni fa, dovremmo dargli qualche cosa che sia all'altezza. Quindi mettiamo pure nel calderone dell'incoming anche un flusso di turisti italiani crescente, oltre che a un flusso di operatori stranieri che devono portarci gli americani, gli indiani, i cinesi, i giapponesi, gli australiani, i canadesi, eccetera. Allora, quello che ci siamo sentiti dire, per cui questo è quanto ci hanno detto i tour operator stranieri. Signori, voi avete l'Italia, ma i nostri clienti non capiscono la differenza tra Milano e Palermo. Quindi noi quando compriamo dall'Italia non vogliamo avere 30.000 soggetti con cui avere a che fare, vogliamo avere interlocutori capaci di integrare l'offerta. Mentre oggi l'offerta italiana è percepita come molto frammentata. Ora, è evidente che questo ragionamento apre infinite discussioni e tutti gli operatori che sono collegati ne sanno sicuramente più di me di tutte le difficoltà che il sistema italiano porta. Però tant'è, l'interlocutore straniero vuole avere integrazione d'offerta. Quindi, se vuole turismo esperienziale, vuole qualcuno che gli offra da Milano a Palermo, non vuole cercarselo lui dappertutto.
Due, vuole avere chiarezza su cosa si acquista, sui contenuti, sulla qualità di quello che si acquista, mentre oggi l'offerta italiana appunto è percepita frammentata, non si capisce bene, non ci sono standard. Se uno compra in 5 stelle una camera 5 stelle, sì, magari cambierà, ma più o meno insomma c'è un'idea. Uno compra una lezione di cucina a Roma, boh, chissà cosa sarà. Chissà se sarà una cosa bella, brutta, come è fatta, chi garantisce, chi ci mette la faccia. Ma la facciamo in casa della nonna Pina, ma la nonna Pina ce l'ha la normativa, ci mette il cianuro o è a norma, eccetera, eccetera. Capite? Quindi quando si va sull'esperienziale i rischi aumentano. Ecco il tema del safety security. Io mando i miei clienti americani di New York, te li mando in Italia a fare esperienziale, ma cosa gli succede? Si faranno male? Eccetera, eccetera. Quindi c'è bisogno di integrazione, c'è bisogno di chiarezza e quindi di che cosa si acquista e c'è bisogno di parametri di sicurezza che tutelino la filiera, altrimenti io non ci vado. Allora, la guida e l'accompagnatore hanno una licenza, ma appunto l'artigiano che ti fa vedere come fare scarpe, certamente ha la licenza per fare l'artigiano, ma come fa a gestirsi un cliente? Come fa a trattare con un cinese? Ecco, quindi si aprono mille problematiche che richiedono professionalità, richiedono un metodo e ad oggi ci hanno detto fanno fatica a trovarlo. Altra cosa è se uno è già arrivato in Italia perché voleva venire in Italia e dice domani cosa faccio? Allora con qualche app, con qualcosa si va a prenotare la nonna Pina, ma a suo rischio e pericolo e quindi diciamo che questo zoccolo di mercato però non è quello che ci porta ai flussi, perché oggi i flussi del valore sono ancora legati alla filiera della distribuzione. Sto parlando non del viaggio aereo, ma di quello che si fa e che si verrà a fare in Italia. Quindi l'80% del mercato del tourist activities è ancora in mano alla filiera, non è in mano agli operatori online. Riassumendo, Rizzo, mi sembra che allora possiamo riassumere quello che hai detto in questi quattro punti chiave, che il turismo esperienziale è un fenomeno mondiale ed un mercato enorme dove l'Italia, proprio per le sue caratteristiche, ha un enorme potenziale di crescita, per le caratteristiche degli italiani, per il patrimonio che abbiamo. Due, che serve un modello di riferimento per la produzione di esperienze capaci di tutelare e creare valore per la filiera. Il fai da te è l'approssimazione che spesso caratterizza tanta offerta di turismo esperienziale in Italia è destinato a non funzionare o alla lunga a fallire, mi sembra. E poi occorrono persone speciali, le caratteristiche, hai avuto modo di citarle, sono proprio nell'economia della relazione di cui parlavi, capaci di accogliere con grande empatia i clienti e condurli in una immersione memorabile, unica e irripetibile. Queste tre parole proprio descrivono come poi, mi auguro avrei modo di raccontarci le storie Artesse, le proposte di turismo esperienziale secondo il modello Artesse. Quindi è necessario. Dicevi, nessuno può affrontare il mercato da solo, c'è bisogno di fare rete, come da tanti anni ci diciamo, solo che quanto più se ne parla delle cose, spesso o quantomeno si riesce ad attivarle. Ormai abbiamo imparato che la rete e quindi un'animazione strategica del territorio e degli attori locali consente di fare dei prodotti esperienziali flessibili, integrati e sostenibili. Penso che così possiamo sintetizzare questa prima parte della nostra chiacchierata. Ho cercato anche di inviarvi dei messaggi sulla chat per sapere se fosse tutto ok. Qualcuno mi ha risposto, qualcuno forse deve ancora avere familiarità con lo strumento. La chat è quello strumentino in basso al pannello di controllo dei webinar, probabilmente dovete solo aprire con la freccetta che è laterale, metterla verso il basso e quindi poi scrivere nell'apposito riquadro dove dice digitare il messaggio qui e inviare a tutti, all'intero gruppo, solo a me, che tutto quanto procede bene o che avete problemi. Allora, visto che sono piaciute anche a Maurizio
i sondaggi, ne facciamo un altro, ne abbiamo subito uno. A chi ci rivolgiamo? A italiani o stranieri? A soli italiani? A gruppi? A individuali? E allora partiamo con questo sondaggio, vediamo un po' cosa viene fuori da tutti i partecipanti di quest'anno, di questo nostro webinar. E allora cominciano a delinearsi i risultati. Un 60% è sia per italiani che stranieri. C'è un dato, stiamo raccogliendo i vari voti, non sono ancora definitivi, però la percentuale degli stranieri è molto molto ridotta. Ti chiedo poi di fare un commento su questo risultato, che adesso non appena chiuderemo il sondaggio potrà essere definitivo. Quindi prevalenza dei gruppi, c'è un 26% di risposte su prevalenza gruppi. Penso che abbiano votato quasi tutti. Chiudiamo il sondaggio e poi condivideremo insieme il risultato. C'è qualcun altro ancora che deve votare, altrimenti chiudiamo. Va bene così, perfetto. E allora proviamo a vedere l'altro sondaggio. Che cosa pensi dell'offerta Artes? Di cui però non abbiamo ancora parlato. E allora lo lasciamo, lo facciamo dopo questo Sì, sondaggio, alla fine questo. allora. Vediamo allora di entrare nel vivo. Mi sembra quindi che il progetto Artes sia una risposta a questa esigenza del mercato e a questa esigenza di fare dell'Italia una grande terra di relazione, di incontro e di proposta di cultura e di voglia di essere. Se Maurizio puoi introdurci allora al modello Artes. Ecco, io chiedo scusa, vorrei solo precisare una cosa che mi sembra tu hai detto, che è un po' diversa da come l'avevo. Dunque, non mi permetterai mai di dire che l'offerta attuale è fallimentare. L'offerta attuale ha una sua dimensione per un tipo di mercato che però non ci aiuterà ad aumentare i flussi come invece l'Italia dovrebbe. Per aumentare i flussi bisogna garantire quei parametri di integrazione, qualità e sicurezza di cui parlavamo prima. Ecco allora che l'aumento significativo dei flussi richiede sistemi, appunto, semisartoriali nuovi per fare cose in modo nuovo. Allora tireremo nuovi flussi e ci riprenderemo le quote di mercato. Ecco, scusate, volevo essere sicuro che fosse capito bene questo passaggio. Detto Grazie questo, Maurizio, vai. ecco, grazie a te. Detto questo, in base a queste esigenze abbiamo creato il progetto Artes, di cui brevemente vi darò visione, che non vuole essere il progetto o il modello, è uno dei modelli possibili. Come dire, al momento noi non siamo a conoscenza che esistano altri modelli di turismo esperienziale di format sul mercato, strutturati, come adesso vi farò vedere, ma auspico che ne nascano altri, perché l'aumento di offerta e la differenziazione di offerta diventa un valore nel momento in cui la domanda è molto frammentata. Ecco, quindi la domanda frammentata chiede prodotti che vadano bene per tutti. Quindi ben vengano mille format diversi. Allora, il format Artes quindi nasce intanto da un concetto di animazione relazionale per il turismo esperienziale, l'acronimo della parola Artes. È un brand. Quindi è un modo di fare turismo esperienziale, ripeto, è uno dei modi, non è il modo, ma è sicuramente un modo professionale. Al momento, a nostra conoscenza, poi magari qualcuno ne conosce altri, è l'unico sistema professionale che produce anche una professione, di cui parleremo fra un attimo, la professione dell'operatore di turismo esperienziale, secondo il modello Artes, che, tra parentesi, è stata approvata nei giorni scorsi dal Ministero dello Sviluppo Economico. Quindi cominciamo a dare questa informazione che forse nella slide ancora non è stata inserita. Cioè, l'operatore di turismo esperienziale che si riconosce in una specifica associazione professionale è stato riconosciuto da pochi giorni dal Ministero dello Sviluppo Economico. C'è bisogno di nuova professionalità.
e di questo accenneremo qualcosa. Allora, da storytelling, quindi andiamo a fare lo story living. Storytelling è la narrazione del territorio, di un'azienda, di un fatto. Lo story living è vivere il territorio, è vivere la storia, è vivere una storia insieme. Questa è la novità che noi pensiamo di portare. Quindi noi realizziamo una vera e propria storia, una vicenda che viene creata dove il turista diventa protagonista. Ecco, il percorso della storia sostituisce l'abituale concetto di itinerario, per cui non sarà più vado qui, poi faccio questo, poi faccio questo, pure esperienziale, ma vivo una vicenda, divento il guerriero che ha fatto la battaglia per salvare Cunizza da Romano a San Zenone, o divento un blogger che sta ricostruendo una ricetta a Verona. Ecco, divento il protagonista, quindi un piccolo gioco di ruolo, una piccola fiction su dei fatti però radicati nel territorio. Questo viene da tutto uno studio che è stato fatto, che si chiama quello della transnarrativa, cioè nel momento in cui il turista viene, con dei metodi che noi insegniamo, viene trasformato in quel protagonista, scatta un meccanismo che si chiama transnarrativa. E lui dimentica di essere un turista e vive quasi come fosse un bambino l'esperienza che sta vivendo con noi. La storia è disegnata attorno ad una o più passioni da condividere con il consumatore, quindi con il nostro cliente. Quindi ecco che il nostro operatore che costruisce la storia secondo un modello mette in gioco delle vere passioni che sono condivise dal consumatore. Voi mi insegnate che quando due condividono una passione diventano amici in pochi minuti. Io ho la sfortuna di essere un tifoso dell'Inter, quando trovo un tifoso dell'Inter sono contento, perché siamo un po' tutti battostati, no? Però se io fossi esperto di musica e so tutto della musica medievale di Firenze, vengo da New York e trovo il mio animatore, la mia guida, se è un fatto pittorico, eccetera, che è appassionata di Michelangelo, per esempio, ma non vedevo l'ora. Quindi due appassionati diventano amici molto velocemente. I quattro ingredienti base del modello Artes, adesso vi do uno spaccato con due o tre slide, vi do uno spaccato di come è fatto. Ecco, considerate che noi facciamo della formazione su questo agli operatori che vogliono imparare a fare i prodotti. E vi anticipo subito che fare i prodotti in questo modo non è una cosa facile, richiede molto lavoro. Allora, perché c'è una costruzione affinché quello che viene fatto sia spontaneo e sia veramente autentico, ma non sia lasciato al caso. Allora, intanto c'è una prima dimensione, che tutta la storia poteva avvenire solo in quel luogo. Quindi va a toccare delle corde tipiche locali, sulla storia, sulla musica, sulla gastronomia. E figuriamoci qui, il grande problema dell'Italia, che siamo tutti diversi, qua diventa un valore, perché ogni sasso può raccontare una storia diversa. Due, certamente c'è una componente di intrattenimento dove facciamo guardare, noi come operatori parliamo, il turista ascolta, però dobbiamo garantirci che i nostri operatori siano esperti, in modo che sull'argomento siano in grado di sostenere, diciamo, una conversazione e sappiano rispondere alle domande. Se poi abbiamo un mix di passioni, coinvolgeranno anche altri esperti. C'è una dimensione di cosiddetta evasione, provare, sperimentare, quindi qui abbiamo prove, sperimentazioni, degustazioni. In campo, diciamo, gastronomico è semplice e chiaro, ma se vado da un artigiano, vuol dire non solo guardare quello che fa, ma toccare, prendere con mano. Ma dove veramente diventa un culmine è l'aspetto dell'imparare a fare. Allora, in tutte le nostre storie si impara a fare qualcosa di concreto e lo si fa. Quindi si impara a fare la tessitura come nel Medioevo in una delle nostre storie, si impara a degustare l'aceto di Modena, si impara a fare un piatto, si impara a, non so, ovviamente a Salerno, che in tutta una vicenda loro diventano esperti della nocciola e a un certo punto devono fare un matrimonio. E devono imparare a fare i fusilli con l'ombrello, col ferretto dell'ombrello, come si faceva 100 anni fa. Ecco, allora, diciamo che in queste quattro cose ci sono i quattro ingredienti madre che riempiono di attività, di cose, il percorso dove si svolge la vicenda. Poi
possono essere bilanciati in modo diverso, può essere più spinta la parte dell'imparare oppure più spinta la parte della degustazione, però noi garantiamo con una validazione, garantiamo che il prodotto ha tutti questi ingredienti. Ecco, poi ci sono sei caratteristiche che ogni storia deve avere. Ora metto delle parole che, viste così, sono ambigue. Vi assicuro che noi abbiamo un protocollo per ogni parola, definiamo esattamente cosa vuol dire un'esperienza esclusiva, autentica. Adesso non sto qui a spiegare se non vi farò il corso, ma queste parole non sono generiche, personalizzabile, memorabile, per esempio memorabile, ne appiccico una tanto per dire, a due livelli, c'è cioè un livello del tangibile, quindi abbiamo realizzato qualche cosa, abbiamo fatto qualche cosa, quello ci rimane, ma non è più un souvenir, l'abbiamo fatto noi. E se per caso abbiamo imparato a cucinare un piatto, mi daranno un attestato, cioè io porto a casa un fatto tangibile che mi ricorda quello che è avvenuto, le foto, ma poi c'è un fatto intangibile, che è l'emozione che ho provato. E adesso poi vedremo come viene governato il tema dell'emozione della relazione. Allora, l'aspetto relazionale segue nelle nostre storie un arco di sette momenti. Dal momento di contatto, in cui siamo turisti, arrivano, li conosciamo uno a uno, creiamo una familiarità nel gruppo e poi li trasformiamo nei protagonisti, quindi si immergono, non sono più turisti, fino a che realizzano l'impresa. Abbiamo detto che noi viviamo una storia, come in tutte le storie del mondo. Scusate, mi sentite? Ettore, tutto bene? Sì, tutto bene. Ecco, scusate. Ecco. Ecco, allora, come in tutte le storie, ogni storia ha un problema da risolvere e un'impresa da compiere, e c'è un eroe, e c'è un aiutante, c'è un avversario, ci sono ostacoli da superare, c'è un tesoro da raggiungere. Ecco, la storia, il metodo che qui adesso non vi ho fatto vedere, ma che viene insegnato, è vecchio di migliaia di anni, quindi non c'è una novità in quello. La novità è che lo facciamo vivere in un percorso turistico, fino a che si arriva alla identificazione, che è il culmine, quindi qui si realizza l'impresa. Poi, come in tutte le imprese, fatta l'impresa, si fa una emersione, cioè si capisce che abbiamo fatto il compito. Di solito nella fase di emersione si celebra. Quindi quasi sempre si mangia, si beve e ovviamente la parte enogastronomia quasi sempre è presente. Ecco, fino alla fase di distanziazione, che è quando ci salutiamo e siamo tornati ad essere turisti, e alla fase di trasformazione che avviene quando il turista torna a casa e noi gli stiamo ancora vicino. La relazione continua nel tempo. Gli chiederemo: ma com'è andata? Ti è piaciuto? Raccontaci, facci vedere adesso che sei tornato in Cina, le fotografie di quando cucinerai ancora la pasta al pesto ai tuoi amici cinesi o americani. Ecco, in previsione potremo fare anche dei contest dove faremo un contest mondiale dove gli americani cucineranno la pasta al pesto, i cinesi faranno la stessa cosa con la ricetta che noi gli abbiamo dato e poi chi ha più like vincerà un premio. Cioè, sto dicendo che in una fase di trasformazione possiamo anche giocare un gioco della gamification che poi diventa una spinta commerciale e pubblicitaria, però nella logica del social. Qui però si apre tutto un tema che ci porterebbe un attimo distante, ma diciamo che il potenziamento commerciale di tutta questa metodologia che crea la relazione, e poi allora sì, diventa lo storytelling. Racconteremo com'è andata e questo verrà viralizzato e diventerà una pubblicità indiretta per quelli che compreranno la volta prossima. Quindi a favore dell'intermediario che si trova un prodotto promosso dai clienti stessi. Ecco, spero Maurizio, di non avervi confuso con questo ragionamento. siccome siamo Ecco. arrivati un po' lunghi per qualche minuto di ritardo, allora volevo chiedere a tutti quanti se possiamo prolungare il nostro webinar ancora di un quarto d'ora in modo tale che consentiamo a te di chiudere un pochino la presentazione di chi produce il prodotto così come l'hai descritto molto chiaramente, sebbene sinteticamente, ma tutto questo noi lo facciamo in un corso che dura diverse giornate, che è proprio il corso per diventare operatore di turismo esperienziale, e così anche una serie di persone che mi hanno interpellato con delle domande nella chat possono poi intervenire e quindi dialogare su questi temi, che mi pare che da molti stiano
siano molto apprezzati e trovano molto interessanti, per cui vediamo di dedicarci un pochino al dibattito. Allora, vediamo, cerchiamo di capire chi produce e poi come possiamo immettere sul mercato prodotti di questo tipo. Allora, chi produce deve essere professionalizzato. Io qui vi sto parlando di prodotti fatti con questo schema. Ripeto, questo è uno dei possibili schemi. Noi pensiamo che l'80% sia base per tutti i modelli, poi a questo modello di base noi abbiamo, diciamo, perfezionato il tema della storia, che al momento è abbastanza, innovativo. E quindi chi cerca cose nuove trova in noi anche un motivo per dire, beh, invece di mandarli in Francia, dove la storia non sempre ce l'hanno, dai, li porto in Italia che c'è un po' di innovazione. Comunque c'è bisogno di professionalità, perché fare questo mestiere, ripeto, è difficile. Bisogna imparare a creare una storia, devi avere la passione, devi avere la capacità di organizzare una storia e anche di essere tu stesso che la fai, la conduci, che sei il regista, coinvolgendo l'albergatore, il bed and breakfast, il ristoratore, l'attore, il musicista, cioè tutti gli attori di territorio che diventano, che partecipano a questa avventura che si svolge sul palcoscenico del territorio. Quindi è come se il nostro territorio diventasse il palcoscenico di un teatro dove in realtà non si recita a copione, ma si segue un filo d'oro, che è appunto la storia, dove in modo molto semplice e molto spontaneo avviene la nostra esperienza. Quindi chi produce, invece per chi vende, noi parliamo di una ciliegia sulla torta. Una ciliegia su una torta per chi vende che cosa? Un viaggio. Quindi un viaggio di incoming, possiamo aggiungere cose esperienziali che sono fuori scala. Allora cosa succede? Che invece di diventare matto per cercare in tutta Italia 3.000 piccoli fornitori di esperienze che poi sa Dio se sono bravi o non sono bravi, cerco di trovare chi si sta specializzando, in questo caso siamo noi, ma potrebbero essere anche altre realtà, aziende che si specializzano nella creazione del prodotto turistico di incoming esperienziale locale. E quindi diventa una ciliegia. Io faccio il viaggio, mi devo occupare, che sia un viaggio di 7 giorni, un weekend, mi devo solo occupare di capire che cosa vuole il mio cliente, quindi c'è un discorso di consulenza, di maieutica, quindi devo capire al meglio possibile cosa vuole il cliente e costruisco un viaggio o ipotizzo dei viaggi a seconda delle passioni, dove ho la possibilità di creare dei prodotti, di inserire dei prodotti molto emotivi, molto emozionali, molto relazionali. In questo modo, un prodotto di questo tipo, che al momento non c'è sul mercato, io non ne sono a conoscenza, a meno di cose, diciamo, appunto, più improvvisate rispetto a un format, diventa una formula di attrazione per il viaggio, per una destinazione, per una residenza, nel senso una villa veneta. Noi abbiamo delle storie su delle ville venete. E il gestore della villa veneta è impazzito di gioia, perché il fatto di creare un'attrazione equivale, se qualcuno di voi si ricorda, a come una volta si facevano le piscine perché il mare era inquinato. Cioè, il mare era inquinato per la mucillagine, lo Stato ha deciso di fare le piscine. La piscina è diventata l'attrazione. Ora, qui si tratta di creare un sistema di animazione, però strutturato, quasi come fosse un film, dove tu puoi dire, io albergo Villa Veneta, che sono densa di storia, chi viene qua gli faccio fare questa esperienza, oltre a tutto il resto che può fare. Quindi si differenzia rispetto all'offerta che c'è nel territorio. Questo vale non solo per una villa veneta, ma vale per un intero territorio, perché poi posso creare anche una collana. A questo punto è come scrivere dei libri. Scusate, c'è una sirena. È come scrivere dei libri, cioè io posso creare queste avventure, questo story living tematico, su un posto o su più posti, posso scrivere a far vivere un'avventura che è a rivivere la vita di Dante. Allora andrò su diverse città, questo è uno step numero due, e quindi sarò in grado, oppure rivivrò la storia di Longobardi, posso partire da Stoccarda e arrivare fino a Bari. Ecco, allora, ho parlato di Dante non a caso, perché ricordo di essere passato in Lunigiana qualche anno fa, dove Dante ha vissuto in alcuni castelli, ma in Lunigiana non ci va nessuno. Lunigiana è vicino a Massa di Carrara, per chi non lo sapesse.
Ecco, allora è chiaro che se io parto dalla storia e io compro la storia perché sono appassionato di Dante, quasi quasi diventa meno importante dove mi porti. Quindi questo sistema è un sistema, lo dico per chi si occupa di DNO e di sviluppo del territorio, è un sistema che è in grado di valorizzare anche territori meno conosciuti, destinazioni meno conosciuti, perché la storia che loro contengono, che hanno, quindi vera, può diventare un valore differenziante se si costruiscono prodotti di questo tipo. Allora, questo è un prodotto pensato per la filiera che vuole valorizzare la filiera e la distribuzione. Abbiamo detto nell'esempio precedente, il consulente, quasi fosse un sarto, deve comprendere le motivazioni profonde di viaggio del suo cliente e consigliarlo conseguentemente. Non è detto che siete voi consulenti, il consulente magari sta negli Stati Uniti. Voi vedete che anche la distribuzione negli Stati Uniti si sta differenziando moltissimo, i consulenti di viaggio stanno aumentando, sono tutti sarti. Ma se tu gli dai in mano un sistema di semilavorazione, gli dai una potenza forte perché gli costa molto di meno costruire un prodotto e quindi possono anche vendere di più e quindi possono adattare il viaggio, paragone col vestito, con molta più facilità se hanno dei prodotti pregiati come Artés, che sono dei semilavorati. Per cui, ecco, qualcuno ha scritto nelle domande di accesso al webinar, ma io faccio il going, vorrei capire come fare il coming. È chiaro che se io trovo delle animazioni di questo tipo già fatte, diventa molto più facile fare il coming, perché, come dire, sono in coming ready, la battuta era dalla sera alla mattina, cioè io devo governare, capire cosa vuole il cliente, e questo devo saperlo fare, perché a questo punto l'asset è capire il cliente, gestire il cliente e riuscire a trovare dei partners che hanno delle offerte semilavorate, cioè che non devono cominciare da zero, se no costerebbero l'ira di Dio, ma hanno dei semilavorati adattabili. Adattabili, io vi sto dicendo che quando ci ha chiamato il tour operator indiano che dice no, mi piace tutto, ma non voglio niente, voglio una cosa diversa, gli abbiamo fatto un'offerta in 2 ore, prendendo dei prodotti già esistenti che sono costruiti a Lego. Ed è stato molto semplice adattare alle sue specifiche esigenze di budget, di numerosità e anche di interessi. Ecco, questo vorrei mettere in evidenza. Un modello che aiuta non solo a gestire il contenuto, ma anche a gestire la fabbricazione in tempo veloce. Quindi un operatore che fa già incoming localmente può più facilmente espandersi in tutta Italia. Noi abbiamo incontrato molti tour operator, agenzie di viaggio che fanno un ottimo incoming, anche esperienziale, a Matera, a Napoli, però la vita li ha portati a cominciare a fare incoming anche in tutta Italia. In questo caso loro con noi hanno trovato delle soluzioni che gli consentono di portare esperienze molto belle in tutta Italia senza dover diventare matti e cercare i 1.000 fornitori in tutta Italia. E un operatore di incoming che non fa esperienziale può trovare spunti innovativi con l'esperienziale strutturato di Artes. Poi può cominciare con un discorso di incentive, di MICE, o può cominciare con un discorso di leisure, questo poi dipende da lui, da quello che ha. Per Bene. questo ci siamo focalizzati sulla filiera, adesso direi che vado via veloce, quindi tour operator e le agenzie di viaggio italiani, di incoming, locali e nazionali, i punti vendita, quindi vorremmo anche auspicare che questo modo di fare le cose possa essere o fatto o venduto tramite l'Hospitality italiana, gli altri, APT, Proloco, ma per esempio gli hotel possono loro stessi diventare palcoscenici di una storia disegnata su loro stessi. Le aziende, ecco, le aziende non solo possono fare un bel incentive, un team building, promuovere i Made in Italy, ma appunto, se vogliono promuovere i Made in Italy, possono fare delle storie su loro stesse, che poi noi inizialmente magari faremo per un'occasione, il centenario dell'azienda, un premio per i loro clienti, ma in un secondo momento potremo vendere tramite la distribuzione turistica, il congressuale. Ecco. Bene, Maurizio, io ti fermerei qui, il tempo è tiranno, domande qui ne stanno venendo anche nella chat, per cui io direi che ci saranno altre occasioni anche per conoscere di più e meglio i nostri prodotti. Peraltro, nella chat segnalo che ho inviato un link che
che adesso eventualmente riscrivo, a cui tutti quanti voi potete fare riferimento per vedere dei trailer che consentono di avere un'idea ancora più chiara di quello che Maurizio, penso anche in modo molto sintetico ma efficace, ha avuto modo di raccontarci. Allora, adesso sto scrivendo sulla chat l'indirizzo per tutti su Vimeo, in modo tale che potete con calma vedere. Allora, mentre io avvio il sondaggio, invito chi vuole intervenire brevemente con delle domande, perché abbiamo al massimo ancora 10 minuti, quindi domande secche che aiutano tutti quanti a comprendere aspetti, che hanno interessato o aspetti ancora problematici. Avviamo un sondaggio su cosa pensate dell'offerta Artes, quindi se potete integrare le storie Artes nei pacchetti che promuovete, piuttosto che vendere le storie a data fissa come attività e così via. Vedete le 5 risposte da selezionare, una sola da poter selezionare, e quindi diamo qualche secondo velocemente in modo tale poi da consentire a quanti vogliono intervenire di prenotarsi. Per prenotarsi, alzare la manina, in modo tale che poi io attivo l'audio e quindi ad alta voce dite nome e cognome e fate la domanda, nel giro di 30 secondi, eventuali osservazioni o suggestioni. Il sondaggio è quasi completato, quasi molti sono interessati a integrare le storie nei pacchetti che propongono. E la gran parte a diventare operatore. Beh, mi fa molto piacere, saremo insieme in questa avventura. Anch'io ho iniziato da poco qui su Bari e devo dire che con lo spirito che Maurizio ci ha insegnato e gli altri amici è veramente una bella avventura, anche quando si hanno un po' di capelli bianchi come me. Chiudiamo il sondaggio e possiamo condividere i risultati. E quindi il 67%, come vedete, vuol diventare operatore di turismo esperienziale. Beh, Maurizio, sei stato, diciamo, coinvolgente, da quello che. Oppure il 20%, appunto, integrare le storie nei pacchetti che già proponete, o riflettere come proporre alla clientela, il 13%. E allora, detto questo, chi si vuole prenotare, prego alzare la manina in modo tale che io posso attivare il microfono. Nel frattempo, se Maurizio, se vuoi aggiungere qualcosa, ti ringrazio. Maurizio? Ecco, se ci sono delle domande, volentieri, o delle osservazioni, quello che sto dicendo immagino che posso sollevare o perplessità perché magari qualcuno ha fatto sempre diversamente, o dei dubbi, o anche entusiasmo, perché siccome è un po' che stiamo parlando di queste cose, di solito trovo emozioni diverse, no? Perché quando si fa una cosa nuova si spacca un po'. Ecco, io non vengo dal settore del turismo. E quindi da una parte è un male, ma da parte che è un bene, perché quando arriva uno che nella mia vita ho sempre fatto analisi di mercati che non conoscevo, perché l'occhio di uno che non è nel mercato lo vede sempre in modo diverso. Al tempo stesso, però, in questi ultimi mesi stiamo facendo amicizia, delle sinergie con tanti operatori con i quali stiamo mettendo a punto un bel percorso. Ecco, operatori, intendo dire tour operator. Ecco, mi sono sentito dire molto spesso che siamo lo sposalizio ideale per tutti quelli che vogliono fare un incoming appunto professionale o per quelli che ancora incoming non l'avevano fatto, per cui potremmo dire che siamo quasi un piano inclinato, cioè rendiamo più facile l'accesso a questo mercato per chi ancora non lo aveva fatto. Io aspetto, Ettore, che tu mi ponga delle domande. Io purtroppo non vedo le domande fatte sulla Al chat. momento non c'è nessuno che ha attivato la manina e non so a chi dare. Quindi, se magari vuoi fare qualche esempio mentre qualcuno si attiva per delle domande. Ecco, mi dicevi che qualcuno aveva fatto delle domande sulla chat? Sì, volevano cercare di capire di più sulla figura del turismo esperienziale, dell'operatore di turismo esperienziale.
Ecco, anticipo che oggi, diciamo, pur non essendo entrato in aspetti puramente commerciali, siamo stati rivolti in maggior parte a un discorso, di, vendita, quindi di filiera, perché io dovrei mettere un prodotto di questo tipo nella mia offerta e non so se noi siamo stati capaci di dare tutti gli elementi giusti, ma abbiamo cercato. Proporremo un secondo webinar fra un paio di settimane dove più specificatamente inviteremo chi vuole fare il percorso per diventare operatore per il turismo esperienziale. Comunque, chi è interessato, penso che lascerà i propri riferimenti, di sicuro poi gli scriviamo, siamo in contatto. Ecco, no, vorrei farvi velocemente vedere tre slide, ma le commento al volo, che come valorizzano non solo un aspetto dell'operatore, ma del territorio. Allora, il titolo di questa storia, Lord Byron arriva a Kazen. La storia è che Lord Byron sta arrivando a Kazen, che è una villa veneta vicino al delta del Po, a taglio di Po, e la contessa, siamo nel 1800, che è un amante di Lord Byron, per cui c'è tutta una tresca sotto che va raccontata, chiama tutti i servitori e fa doppia servitù per preparare che tutto sia a posto. E quindi il turista giocherà la parte di fare il servitore. In una giornata vivrà un sacco di belle esperienze, di gestire i cavalli, fare bird watching, imparare a cucinare. Quindi tutta questa villa diventa proprio il palcoscenico, la villa e lo spazio intorno diventa il palcoscenico dove si va a vedere come si gestiva una villa tanti anni fa. E tutto il giorno si parlerà di Lord Byron, che mai si vedrà, perché deve arriverà domani. E con questa scusa però ci divertiremo insieme, faremo artigianato, eccetera. Ora è chiaro che appunto la Kazen, non gli sembra vero che un prodotto di questo tipo diventa un fiore all'occhiello che può mettere nei manifesti, nelle brochure, nelle attività della propria. Quindi vogliamo promuovere, ecco, questo ci dice anche, questo lo dico per un operatore di turismo esperienziale, che non solo noi faremo delle storie sulle nostre passioni, ma potremo fare anche delle storie richiesti dagli asset del territorio, quindi costruire una storia su Kazen. In tutta Italia è pieno di posti meravigliosi di questo tipo che non aspettano altro che noi andiamo a costruirgli delle storie. Qui abbiamo Maurizio, invece. scusa se ti interrompo prima perché c'è Laura che vuole intervenire e le do allora la parola così può fare una domanda che aveva fatto in chat o comunque Prego. dire la sua. Ciao Prego, Laura, Laura. buonasera. Ah, buonasera, eccomi. Io stavo guardando il vostro catalogo delle esperienze e notavo che c'è sempre un numero minimo di pax, che comunque supera le 10, quindi il gruppo, diciamo. Esperienze proposte a coppie, individuali, famiglie avrebbero prezzi esorbitanti o è una scelta, insomma? Grazie per la domanda, rispondo al volo. Allora, come dicevo, questo è un prodotto, potrei usare la parola appunto semilavorato, quindi uno a catalogo vede un prodotto, poi mi chiama il tour operator italiano o americano e mi dice: guarda, io però lo vorrei fatto un po' diverso, a meno che non ci chieda cose strane, noi possiamo farlo. Per gli individuali usiamo la tecnica molto semplice delle date fisse, per cui se tu, Laura, vai sul nostro sito, attestoitaly.com, troverai le promozioni. Promozione per noi vuol dire che abbiamo una serie di prodotti messi a calendario, data fissa, prezzo fissato, partenza garantita. Per cui tu hai già un prezzo chiaro e limpido, abbiamo programmato fino a febbraio. Non sono tutti i prodotti, ma abbiamo cominciato a mettere in offerta in questo modo una decina, mi pare. Ecco, allora vorremmo vedere se questo è il modo giusto per offrire appunto soluzioni per l'individuale, dove il rischio in questo caso ce lo prendiamo noi, perché se poi invece di 20 persone ce ne sono 10, noi comunque lo facciamo, il prezzo rimane quello, però è chiaro che andremo un po' a rischiare. Ecco, però l'idea è di sviluppare comunque una rete, visto che il mercato FIT, no, il famoso Full Independent Travel, sta diffondendo. Quindi avere una numerosità di attori fitte che ci consentano di mettere a data fissa un maggior numero di prodotti. Non so se ho risposto in modo chiaro. Sì, chiarissimo, grazie, perfetto. Era per infatti per Ecco, capire questo. potrei anche dire un'altra cosa, visto che molti di voi appunto sono operatori della distribuzione.
Un altro fenomeno può essere che uno di voi mi ordina invece per un gruppo di 20 o di 15 o di 10, mi porta 5 persone e ne mancherebbero 5 per avere il prezzo minimo, perché magari il gruppo minimo è 10 persone. Allora noi possiamo anche, però si vede di volta in volta, fare un accordo, tu mi dai la possibilità che io metto clienti anche di altri operatori, ti mantengo il prezzo. E mi prendo io l'onere di diffondere la notizia che aggiungiamo una data fissa per cui do accesso anche ad altri. Ecco, quindi uno o prende un numero minore di posti e dice: no, no, io voglio solo i miei. Allora certamente il prezzo aumenta, giustamente, perché i costi sono quelli. Però se uno dice: no, io ne prendo la metà e te li garantisco, gli altri trovali tu, noi potremmo dire, vedendo caso per caso, sì, facciamo e mettiamo. Bisogna sapere un po' per tempo in modo che ci possa fare un po' di promozione e questo è il motivo per cui stiamo anche siglando molti contratti con agenzie di viaggio che mi comprano di fatto l'individuale. Cioè, più soggetti abbiamo che mi comprano l'individuale, più è facile per noi metterli a data fissa. Più abbiamo gente che mi compra i gruppi, e meglio è, un po' perché lo sconto all'ora commerciale è più ampio. Ma anche perché, se serve, possiamo anche personalizzare in funzione di quello che serve a loro. Chiaro, grazie. Grazie a te. Ecco, intanto che magari arriva qualcun altro, vado veloce, no? Il matrimonio tra nocciole e cioccolato, che è una giornata meravigliosa che passa dalla natura, noccioleto. Abbiamo una delle esperte italiane della nocciola che fa questa animazione, dove tutti diventano cuochi. Addirittura sono cuochi all'inizio, quindi imparano la cucina della nocciola, imparano come si degusta la nocciola, c'è tutto un protocollo che non avrei mai pensato che ci fosse, vanno a fare appunto i fusilli e tutto avviene in un meraviglioso bed and breakfast che si chiama Villarizzo. Quindi qui, in questo momento, questo prodotto è venduto da solo, ma poi sicuramente faremo proprio un pacchettino, un weekend, o proporremo che facciate voi un weekend, dove si sta nella bed and breakfast di Villarizzo, perché il posto è meraviglioso. Arrivi il sabato e fai questa animazione dove loro fanno i cuochi, poi preparano le tavole, addobbano per fare la festa di matrimonio, poi i due che si sposano li trasformano in invitati e quindi poi mangiano quello che hanno cucinato e poi arriva un gruppo locale che insegna a ballare la tarantella, insomma una cosa fuori scala. Quindi questi entrano, diciamo che sono stressati dalla vita di tutti i giorni e escono che volano. Ecco, il giorno dopo si possono fermare alla Villarizzo a fare un normalissimo massaggio, spa, piscina, a riposarsi dopo aver vissuto un sabato così intenso. Ecco, quindi, come dicevo, questi prodotti sono delle ciliegine che uno li mette sulla torta, non è detto che siano l'unica cosa che c'è, quindi si possono anche combinare con cose tradizionali e cose un po' più spinte. Cose per pochi o cose anche per tanti, per esempio questo di cui vi sto parlando mi pare che arrivi anche a 20-25 persone, che comunque comincia a essere un gruppo quasi quasi anche per i bus operator. Ecco, poi qua Maurizio, sì. noi purtroppo dobbiamo chiudere perché il collegamento poi adesso lo perdiamo. E se magari possiamo dare un flash, un saluto finale a tutti i partecipanti, con il piacere poi di sentirci o direttamente tramite email, piuttosto che in altre occasioni, noi svilupperemo una serie di, come Artes Academy, di webinar e poi abbiamo i corsi di formazione per diventare operatore, visto che molti erano interessati alla figura. Tra l'altro rispondo anche a Francesca Vitali, che era interessata a sapere qualcosa di più dell'operatore di turismo esperienziale e del MISE. L'operatore di turismo esperienziale qualche giorno fa è stato inserito tra le professioni non riconosciute, quindi nell'albo delle professioni non riconosciute del MISE. Quindi poi daremo notizia e poi sul nostro sito di Assotes, che è l'associazione che raduna gli operatori di turismo esperienziale, ovviamente potete trovare tutte le informazioni utili a comprendere come diciamo poter essere parte di questo team, di questo network di operatori italiani. Allora, Maurizio,
se ci dai un saluto, vedo che qui gli asset che stiamo sviluppando sono questi quattro. Se li vuoi commentare brevemente, in modo tale che poi al termine saluteremo e ringrazieremo tutti i partecipanti. Beh, io intanto ringrazio anche io tutti quanti, abbiamo terminato. Di queste cose si potrebbe parlare per giorni perché gli argomenti riguardano la vita, quindi la vita è infinita. E quando fai story living, tu apri il mercato e hai possibilità di costruire infiniti prodotti, non hai più limiti. Ecco, questo spero che vi sia arrivato. Ecco, quindi l'Italia può generare qualche cosa che nessun altro al mondo può fare. Non solo perché ha tanta cultura, ma perché ha gli italiani, che in altri casi sono, diciamo, un ostacolo, in questo caso sono un punto competitivo. Quindi quello che noi stiamo cercando di fare, e ovviamente tutti i giorni stiamo cercando di fare alleanze, di allargare la rete, è una rete che parte dal basso, è una rete di persone che si sono messe insieme con coraggio fino adesso. Quindi un modello strutturato unificante per il turismo esperienziale professionale. Un ruolo che è questo dell'operatore di turismo esperienziale, ecco, tu hai detto che siamo riconosciuti come professione non riconosciuta. Penso che la parola giusta fosse professione non regolamentata, cioè notaio, l'avvocato è regolamentato da un albo, ma il ministero c'è una legge che regolamenta le professioni che non sono regolamentate e quindi tramite l'associazione professionale. Noi possiamo regolamentare la professione di turismo, di operatore di turismo esperienziale. Esattamente, scusa. Ecco, questo vive certamente di un aspetto di un'attività di commerciale, ma a livello associativo, invece, nel territorio, e in un prossimo webinar spiegheremo meglio, abbiamo una rete di community, di gruppi che collaborano per fabbricare il prodotto. Oggi abbiamo parlato più della parte della vendita. Ecco, e poi un brand che crea quello che il mercato vuole, un punto integrativo che sia sinonimo di affidabilità, innovazione e qualità nei contenuti e nelle relazioni. Detto questo, io avrei terminato e non ho parole per ringraziarvi per la numerosità. Spero di non essere stato troppo lungo perché non è facile. Tramite un webinar non si vedono gli interlocutori, quindi tutta la parte relazionale spesso viene a mancare, ma confido nella vostra misericordia di aver seguito nonostante tutti i limiti del mezzo e che quanto vi abbiamo detto sia interessante e utile anche indipendentemente che noi si possa collaborare insieme, perché queste cose che abbiamo detto valgono un po' per qualsiasi contesto del turismo esperienziale. Quindi grazie a tutti quanti e spero di risentirvi e rivedervi prossimamente. Saluto a tutti anche voi, un grazie a tutti, ci teniamo in contatto con gli strumenti di rete e poi vi informeremo se vi farà piacere di prossime occasioni di approfondimento e poi per chi ci ha chiesto contatti diretti poi avremo modo di sentirci, i contatti li trovate qui sia del sito sia della nostra email. Un saluto e una buona serata a tutti quanti, arrivederci.